Eccellenza Reverendissima, per prima cosa vorrei lodare e ringraziare Dio per tutti i doni che ha concesso alla famiglia mercedaria dalla fondazione ad oggi, per il bene della Chiesa e per la sua gloria. Poi chiedergli perdono per tutte le volte che nel corso dei secoli non è stata attenta ad ascoltare ed accogliere la voce dei poveri, degli emarginati, degli schiavi, in altre parole, come dice il Papa Francesco, degli scarti nella società. Grazie Eccellenza per la sua presenza in mezzo a noi, perché desidera condividere insieme ai confratelli nel sacerdozio e a una porzione del popolo di Dio qui presente la gioia della famiglia mercedaria che il 17 gennaio corrente mese in San Pietro Apostolo a Roma ha iniziato il giubileo mercedario dei suoi 800 anni di vita. Questa sera nella chiesa di Santa Maria di Carpignano vogliamo iniziarlo anche noi con questa solenne concelebrazione da lei presieduta. Oggi viene per incoraggiarci, per spronarci a continuare l'opera di liberazione e redenzione iniziata dal nostro fondatore e nella sua diocesi di Ariano Irpino Lacedonia, che lei presiede con prudenza, saggezza e amore. Di questo ne siamo grati. Grazie, Eccellenza. Un breve flash sulla fondazione dell'Ordine. L'Ordine di Santa Maria della Mercede è stato fondato da San Pietro Nolasco il 10 agosto del 1218 nella cattedrale di Santa Croce in Barcellona. Il vescovo Berenguer de Palau approvò in nome della Chiesa e per la sua diocesi il nuovo ordine e consegnò ai mercedari la regola di Sant'Agostino e l'abito bianco. Successivamente il Papa Gregorio IX, con la bolla Devotionis Vostre del 17 gennaio del 1235, lo incorporò alla Chiesa Universale. Lo scopo per cui è stato fondato era quello di liberare gli schiavi cristiani prigionieri dei musulmani. A tal fine, i mercedari, oltre ai tre voti che emettono tutti gli ordini religiosi, cioè castità, obbedienza e povertà, aggiungono a questi un quarto voto detto di redenzione, mediante il quale si impegnano a sostituire con la loro persona gli schiavi in pericolo di perdere la fede. Per questo San Pietro Nolasco nel suo testamento dice che l'ordine esige dai religiosi di essere sempre gioiosamente disposti a dare la vita nel servizio di redenzione come Cristo la diede a noi. Essi adempirono così bene questo invito di liberazione e di misericordia verso gli schiavi e gli emarginati che il Papa Alessandro IV, in una bolla del 1255, definì i mercedari nuovi Maccabei del tempo della grazia. Cosa fanno oggi i mercedari? I mercedari oggi continuano la loro missione di liberazione e di redenzione quasi in tutto il mondo con varie attività. Nelle carceri, con iniziative di prevenzione o di sostituzione al carcere e di aiuto post-carcerario, nelle missioni e nelle varie forme di schiavitù nell'era moderna. Cosa fa Carpignano riguardo a questo? La comunità di Carpignano, oltre ad accogliere i detenuti che ricevono dal giudice un permesso premio di una giornata, oggi sta portando avanti il progetto CEI Pro Carcere con la collaborazione della Caritas Diocesana, della cooperativa sociale Arthur e dell'associazione Elle Forelle Libere per Liberare e della Casa Circondariale di Ariano Irpino, che ha come obiettivo proprio quello di ridare speranza e futuro alle persone prive di libertà. Le attività lavorative sono state finalizzate all'accoglienza
e al reinserimento dei detenuti nella società attraverso opere che promuovono l'incontro tra il mondo recluso e la società. Chiediamo a lei, Eccellenza Reverendissima, e a voi, popolo di Dio, di pregare per l'ordine in modo che possa continuare la sua missione di liberazione e redenzione nel mondo. Grazie a tutte, che Dio ci benedica a tutti. Signore, che rivestito della carità di Cristo, il nostro Padre, San Pietro Nolasco, e per mezzo della Beata Vergine Maria l'hai costituito messaggero d'amore e di libertà per i fratelli schiavi, concedi a noi di imitare i suoi esempi per la redenzione di tutti gli oppressi e l'edificazione della tua Chiesa. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia». Il Signore mi rispose: «Quello che hanno detto va bene, io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire». Parola di Dio.
cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per cercarvi un lascio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio. Gesù giunse a Cafarnao. Entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise a insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare:
Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò: taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. Parola del Signore. Sono trascorsi 800 anni dalla fondazione dell'Ordine della Mercede, come abbiamo ascoltato dal saluto del carissimo superiore Padre Nicola, e questa sera ci ritroviamo per celebrare l'Eucaristia in questa festa giubilare che accompagna questo evento di grazia, questa celebrazione nella quale non solo volgiamo il pensiero al passato con gratitudine per tutto quello che l'Ordine della Mercede ha fatto, fondato a Barcellona, l'abbiamo ascoltato da San Pietro Nolasco, per la liberazione degli schiavi, ma chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere con uno spirito rinnovato questo desiderio di libertà che alberga nel cuore umano, di riscatto, di liberazione, di redenzione che il Signore ha realizzato con il suo sacrificio, con la sua donazione. Abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo di Marco nelle sue prime battute, dove Gesù inizia la vita pubblica, si mette in gioco, possiamo dire, scende per le strade del suo tempo nella Galilea, così come è richiesto ad ogni cristiano, ancor di più a chi si assume nella vita religiosa questo compito di testimoniare la bellezza e lo splendore dell'incontro con Gesù. Per liberarci, lo abbiamo ascoltato, da questo spirito impuro che alberga nel cuore umano. Al di là di quello che possono essere le immagini che custodiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, tutti abbiamo detto bisogno di una liberazione. Gesù inizia il suo cammino partendo da Cafarnao, un luogo dove tornerà spesso, dove si realizza non solo questa apertura di prospettiva del regno di Dio che è in atto, perché nella persona di Gesù sempre noi siamo chiamati a vivere, a sperimentare la bellezza di questo incontro, ma anche dà senso e dà ragione a una continuità della nostra fede, dà senso e ragione anche alle nostre scelte di vita, dà senso e ragione anche alla vita religiosa. E quindi la nostra è una celebrazione, abbiamo detto, giubilare, di ringraziamento, quindi di gratitudine, una sorta di esame di coscienza che siamo chiamati a fare singolarmente come comunità cristiana e, come ricordava Padre Nicola, come famiglia religiosa, ma direi è un'opportunità per cogliere un insegnamento e questa autorità di Gesù che stupisce il suo uditorio deve stupire anche, deve continuare
a stupirci e ad ascoltare la sua parola, sapendo che è una parola che viene dall'alto, ma che si concretizza nelle scelte di vita, nell'umanità di Dio, di Gesù fatto carne. Noi sperimentiamo la bellezza di un Dio che si fa prossimo, che vuole guarirci, vuole sostenerci, vuole incoraggiarci, vuole liberarci, vuole restituire alla nostra umanità quella dignità che sta a cuore a Dio e deve stare a cuore a ognuno di noi. E allora anche il servizio che la famiglia Mercedaria svolge, proprio rimanendo fedeli al carisma dell'inizio, sta proprio in questo, in una frequentazione dei luoghi dove si sperimenta una prigionia non solo fisica ma direi spirituale, le carceri, i luoghi del dolore, della sofferenza, dove c'è bisogno non solo di parole ma di gesti, di segni, di azioni che dimostrano quanto sia reale questa libertà che Gesù è venuto ad annunciare e a testimoniare. Allora, raccogliendo questo testimone che viene da lontano, noi abbiamo l'obbligo di portarlo innanzi, non solo con una celebrazione che riannodi il nostro presente al passato, ma come l'Eucaristia che stiamo questa sera nel giorno del Signore celebrando, in una memoria cara, quella di San Tommaso, patrono anche della città di Grotta Minarda, insomma riprendere in mano eucaristicamente la nostra vita, fatta di gesti concreti, di un incontro costante e continuo nella vita cristiana con il Signore, nel volto di tanti fratelli che hanno necessità di un aiuto, di un conforto, di un sostegno, di una parola che possa davvero rendere ragione di questo nostro incontro con Gesù. E guardate che il Vangelo di Marco, iniziando proprio a parlarci di Gesù a Cafarno, ci vuole far comprendere che il Signore entra nella nostra vita. Non entra solo nella sinagoga, attraverserà la soglia di una casa, si avventurerà in mezzo al mondo, guarirà tante persone, sosterrà tanti indigenti. Insomma, il Signore vuole con noi stabilire una relazione d'amore concreta, vera, reale, come quella dell'Eucaristia, dove diventa nostro cibo, nostra bevanda, dove si fa alimento capace di sostenerci, di incoraggiarci e di rifocillarci per il nostro cammino. In questa ottica, quindi, il senso di un giubileo della famiglia religiosa dell'ordine della Mercede diventa un'opportunità, un'occasione per ripensare anche il nostro rapporto con il Signore, filtrato attraverso il rapporto con gli altri. È un desiderio quindi del Signore di rispolverarci, di toglierci da addosso quella polvere che a volte impedisce i movimenti, impedisce soprattutto di guardare con uno sguardo limpido l'altro e riprendere in mano la nostra vita. Rendiamo grazie al Signore per questo momento di gioia, di giubilo, di festa, ma cogliamone anche la responsabilità che ci viene dal passato, capaci di raccogliere questo testimone, di andare e di proseguire il nostro cammino, non cambiando il cielo ma cambiando il cuore, continuare il nostro cammino con uno sguardo nuovo, liberato e davvero chiaramente proteso verso il Signore, perché chiaramente proteso verso i fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili,
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nel Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Riuniti nel nome di Cristo in questa solenne celebrazione, eleviamo fiduciosi le nostre suppliche al Padre della Misericordia, che fece di San Pietro Nolasco un messaggero di libertà e un modello di carità. Preghiamo insieme dicendo: donaci la carità di Cristo, Signore. Perché la carità animi sempre la Chiesa nel procurare con ardore a tutti gli uomini la vera libertà dei figli di Dio. Preghiamo. Donaci la carità, o Cristo, Signore. Perché tra i popoli regni la pace e la giustizia e a tutti gli uomini sia riconosciuto il diritto alla libertà. Preghiamo. Donaci la carità di Cristo, Signore. Perché l'ordine della Mercede e tutti gli istituti mercedari siano nella Chiesa comunità di credenti impegnati all'annuncio del Vangelo, nella pratica della carità e nella lotta per la libertà degli uomini. Preghiamo. Donaci la carità di Cristo, Signore. Perché i perseguitati e gli oppressi, per la loro fedeltà a Cristo, trovino nell'ordine della Mercede un aiuto e una consolazione. Preghiamo. Donaci la carità di Cristo, Signore. Perché gli apostoli mercedari, che lavorano nei diversi campi della Chiesa, assimilino e incarnino lo spirito di fede, di amore e di libertà che San Pietro Nolasco praticò in modo ammirevole. Preghiamo. Donaci la carità di Cristo, Signore. O Signore Padre degli uomini, ascolta la preghiera dei tuoi figli che desiderano, come Gesù, annunciare la salvezza ai poveri, la liberazione agli oppressi, la consolazione agli afflitti. Per Cristo nostro Signore.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, gloria e gloria del tuo nome. Accetta, Signore, i doni che ti offriamo nell'apertura di quest'anno giubilare. Fa che sull'esempio della carità di San Pietro Nolasco ti serviamo nei fratelli e dirigiamo i nostri passi verso la patria beata, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu ci concedi la gioia di celebrare la memoria di San Pietro e di glorificare in lui le meraviglie del tuo amore, per un mirabile e provvidente disegno della tua clemenza, con arcana ispirazione mediante la Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, gli ha insegnato a offrire se stesso il riscatto e a sacrificare anche la vita per la liberazione dei fratelli schiavi, nell'imitazione della carità del tuo Figlio. Così lo hai reso strumento del tuo amore e portatore della santa speranza del conforto divino. Per questo, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la tua lode. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, da un confine all'altro della terra, offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito egli, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, San Pietro Nolasco e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa è pellegrino sulla terra, il tuo servo è nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo qui presente Sergio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, i nostri fratelli Luigi, Roberto, Teresina e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, donatevi un gesto di riconciliazione.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il sacramento dell'eterna redenzione, accendi in noi l'ardore di carità per i fratelli, dal quale hai dato alla tua Chiesa un mirabile esempio in San Pietro Nolasco, per Cristo nostro Signore. Amen. Mettiamoci seduti e ascoltiamo il testo della bulla dell'anno giubilare. Beatissimo Padre Juan Carlos Saavedra Lucio, Maestro Generale dell'Ordine della Beata Maria Vergine della Mercede e di tutta la famiglia mercedaria, con reverenza e devozione verso Sua Santità espone quanto segue. Il giorno 10 agosto 1218, con la protezione di Giacomo I, re di Aragona, e il consiglio di Saramondo de Peñafort nella cattedrale di Barcellona, alla presenza del vescovo Berengario de Paulo, San Pietro Nolasco fondò l'ordine dei frati della Beata Maria della Mercede per liberare i prigionieri dalla schiavitù degli infedeli. Fu approvata dal Papa Gregorio IX nel giorno 17 gennaio 1235, dando come norma la regola di Sant'Agostino. Per celebrare degnamente questo 800° anniversario nelle rispettive case religiose della Mercede, mercedari, mercedari scalzi, monache mercedarie e monache mercedarie scalze e istituti religiosi dell'Ordine della Mercede in Spagna, Perù, Cile, Argentina, Italia, Ecuador, Messico, Brasile, Venezuela, Guatemala, Panama, Angola, Stati Uniti d'America, India, Colombia, Honduras, Cuba, Costa Rica e Kenya, Mozambico, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Bolivia. Sono iniziate solenni celebrazioni religiose a partire dal giorno 17 gennaio 2018 fino al giorno 17 gennaio 2019, affinché ai fratelli della famiglia mercedaria e altri pi fedeli sia aperta la divina generosità e siano quindi associati a più abbondanti frutti dello Spirito, il Reverendissimo chiede umilmente che il dono dell'indulgenza sia concesso come giubileo. E Dio, eccetera. 17 maggio 2017, la penitenziaria apostolica, su mandato del Santo Padre Francesco, concede benignamente l'anno giubilare con annessa indulgenza plenaria, secondo le condizioni consuete, confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiere per il Sommo Pontefice. Ai fedeli in Cristo pentiti e spinti dalla carità verso la redenzione degli odierni prigionieri, possono lucrarlo una volta al giorno e tutte le volte possono applicarla anche alle anime dei fedeli del purgatorio attraverso la forma del suffragio. Siano presenti devotamente alle solenni celebrazioni giubilari. Visitano le chiese o le cappelle mercedari in pellegrinaggio e lì devoti davanti al Santissimo Sacramento meditino per un congruo tempo, concludendo con il Padre Nostro, con il simbolo della fede, con la preghiera giubilare e con le invocazioni alla Beata Maria Vergine della Mercede e di San Pietro Nolasco. I membri della famiglia mercedaria che a causa di malattia o altro siano impediti ad essere presenti alle celebrazioni giubilari nel luogo in cui l'impedimento li mantiene,
possono ottenere l'indulgenza plenaria concessa per l'espiazione dei nostri peccati e con l'intenzione di osservare, dove sia possibile, alla prima occasione, le tre consuete condizioni e si siano uniti spiritualmente ai sacri riti con le proprie preghiere e dolori, oppure offrendo i disagi della propria vita alla misericordia di Dio per intercessione di Maria. Pertanto, per conseguire la divina misericordia attraverso l'autorità della Chiesa e si estenda più facilmente per carità pastorale, questa penitenzieria chiede con insistenza che i sacerdoti mercedari si prestino con premura alle celebrazioni penitenziali nei luoghi giubilari e somministrino spesso agli infermi la Santa Comunione. Il presente decreto ha vigore per l'anno giubilare, nonostante qualunque disposizione contraria. Firmato Mauro Cardinal Piacenza, penitenziario maggiore, Cristoforo Nichel, reggente. Rendiamo grazie a Dio. Preghiamo. Madre della Mercede, tu hai suscitato nel tuo servo Pietro Nolasco il desiderio di imitare Cristo Redentore, mettendo la sua vita al servizio dei più poveri tra i poveri, gli schiavi. Nel celebrare il Giubileo Mercedario, ti chiediamo di levare le nostre preghiere al Padre, fonte di misericordia, affinché ci conceda la capacità di contemplare il volto del tuo Figlio nel volto dei prigionieri di oggi e di offrire con gioia, pieni di Spirito Santo, la nostra vita come moneta di riscatto per i nostri fratelli che vivono privati di libertà, senza speranza, nelle nuove periferie della schiavitù. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Madre della Mercede,
dopo una sentita e profondamente partecipata con celebrazione eucaristica per l'apertura del Giubileo Mercedario presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Sergio Merillo, prendiamo brevemente la parola per un messaggio qui vicino al gonfalone simbolo del comune di Grottaminarda, insieme al vice sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali di Grottaminarda, ma anche alla presenza, che voglio ringraziare, del presidente dell'Unione dei Comuni Terra dell'Ufi, del sindaco di Villa Maina, del sindaco di Frigento, del sindaco di Fondanarosa e di una grande comunità, non solo di Grottaminarda e di questi paesi intorno, ma dell'intera Irpinia, perché Maria Santissima di Carpignana è regina dell'Irpinia e noi ci sentiamo profondamente radicati in questo. Abbiamo ascoltato, Eccellenza, 1218-2018, 800 anni di attività di un ordine mercedario che si è battuto e si continuerà a battere per la libertà. La libertà nelle diverse sfumature e nelle diverse, diciamo, accezioni. Ieri con San Pietro Nolasco, quando fondò l'ordine nella Basilica di Barcellona, era diretta a liberare gli schiavi cristiani dalla prepotenza e dall'arroganza di altre specie. E quella catena che abbiamo visto poc'anzi rappresenta probabilmente il simbolo di 800 anni fa, ma che poi si è ripetuto anche nei secoli successivi. Oggi, con quest'ordine mercedario, che qui a Carpignano è dal 1902, quindi nell'ultimo secolo degli 800, quindi dei 700 già trascorsi, noi esprimiamo un grandissimo ringraziamento a questo ordine, a questi padri mercedari di Carpignano. Oggi Padre Antonio, Padre Nicola, Fra Pasquale e tante persone che sono avvicendate per l'opera intensa che svolgono nelle nostre comunità, perché se ieri bisognava essere pronti e vigili per tutelare la libertà delle persone anche dalla violenza, oggi bisogna essere vigili e pronti per tutelare la libertà delle persone dalla prepotenza, dall'arroganza, ma anche dai tante insidie e pericoli a cui oggi andiamo facilmente incontro. Non noi dobbiamo qui rappresentare. E quindi voglio esprimere un grande ringraziamento per quello che fanno oggi, perché la libertà è qualcosa di prezioso, qualcosa di importante che noi dobbiamo tutelare al massimo, tenendo conto sempre della libertà degli altri, perché solo intrecciando così possiamo convivere civilmente nel rispetto reciproco, che spesso oggi vacilla anche per altri tipi di prepotenze, di arroganze e di presunte superiorità. Ma credo che insieme con il magnifico ordine mercedario, con l'aiuto di Sua Eccellenza Monsignor Sergio Merillo, giunto qui nel 2015, ma che ci sta accompagnando in un magnifico e bellissimo percorso per intraprendere un nuovo umanesimo più carico di rapporti e di valori che dobbiamo tenere oggi sempre nella massima considerazione, ma con l'aiuto di tante donne e uomini di buona volontà che oggi non mancano, noi sicuramente potremmo vincere anche queste sfide e questi grandi pericoli che oggi ci accompagnano. Ed io, nel ringraziare questa magnifica, questa bellissima comunità che ha partecipato con grande attenzione, nel ringraziare veramente di cuore i padri mercedari per quello che fanno, per quello che continueranno a fare, e Sua Eccellenza Monsignor Sergio Merillo, un saluto particolare alla parrocchia di Santa Maria Maggiore di Grottaminarda, qui rappresentata da Don Antonio. Noi ci sentiamo veramente tutelati e anche noi amministratori, cari colleghi delle amministrazioni di Grottaminarda e dei comuni vicini e dell'Irpinia intera, ci sentiamo fortemente più tutelati, temprati, e ci facciamo aiutare da questi valori grandi che vengono dalla Chiesa per fare meglio il nostro lavoro, mettendoci in dubbio e soprattutto affrontando meglio le nostre realtà. Grazie, questi momenti sono molto importanti. L'anno scorso a gennaio, Eccellenza, aprimmo qui Giubileo della Misericordia. C'erano dei fiocchi di neve che scendevano, probabilmente questa sera ci sarà una serata di gelo, il tempo cambia, ma se internamente nel nostro spirito conserviamo questi valori forti, probabilmente vinceremo anche le intemperie del terremoto, che pure
in questa chiesa, diciamo, ha scosso. Quindi un ringraziamento forte ai Mercedari di Carpignano nel secolo, un secolo di vita, terzo, 1900 interamente, solcato da due grandi eventi di guerra mondiale, chissà quante persone qui dentro sono venute a pregare, e poi anche la nostra terra scossa da parecchi terremoti. Grazie, ce la faremo con l'aiuto della Madonna, con l'aiuto di Dio. Grazie. Conclusione, ma inizio di questo nostro cammino, riceviamo la benedizione del Signore. Il dono più bello che possiamo ricevere e accogliere da questo giubileo è la conversione, il cambiamento del cuore. La regola di Sant'Agostino fa intrecciare sempre la grazia, che è dono gratuito dell'amore di Dio, con una libertà di scelta, di determinazione del nostro impegno, nel nostro cammino, della nostra socialità, nel nostro essere qui questa sera in chiesa per annunciare con la bellezza della fede nel mondo l'incontro personale con Gesù. E questo è il frutto più bello che dobbiamo ricercare sempre e particolarmente in quest'anno. Quindi ringrazio tutti voi, Padri Mercedari, per le belle parole del Signor Sindaco di Grotta Minarda, tutta la comunità, i sacerdoti, insomma. È un cammino corale che attende sempre la Chiesa e non riguarda solo alcuni avvenimenti. È il cammino del Signore che è iniziato a Cafarna, come il Vangelo ci ha detto, e deve continuare nella nostra vita. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio, che in San Pietro Nolasco ci ha dato un insigne modello di carità, infonda nei vostri cuori un ardente amore verso i fratelli. Per la grazia dello Spirito Santo e per l'intercessione della Beata Vergine Maria della Mercede, il Signore vi conceda di essere imitatori della carità di Cristo che vi ha redenti. Dediti generosamente al servizio dei fratelli, possiate essere riconosciuti come veri discepoli di Cristo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.